Non stiamo facendo una cosa straordinaria, stiamo facendo una cosa ordinaria, e cioè far rispettare le regole a tutti quanti. C'è un regolamento per il quale chi non rispetta la rateizzazione, e nel caso specifico noi su questo argomento relativo ai morosi dell'acqua abbiamo iniziato il taglio dei rubinetti partendo da coloro che erano già stati agevolati dal comune, perché gli era stata concessa appunto la rateizzazione. Il regolamento dice che se tu non salti, diciamo, due rate, praticamente questo procedimento si interrompe e a quel punto devi saldare. Questo è ciò che è avvenuto. Noi partiamo intanto siamo partiti da queste attività e poi così continuerà con gli altri morosi. Ma noi in totale siamo fuori di circa 300.000 euro ed è chiaro che i comuni non possono andare avanti in questo modo. Noi avanziamo soldi sia per quanto riguarda l'acqua che per quanto riguarda la Tari ed è chiaro che se tutti non pagano le tasse poi i comuni rischiano il dissesto. Nel caso specifico noi, ripeto, stiamo cercando di applicare la norma. Questo è quello che stiamo facendo. Era già stata concessa la rateizzazione. Non si pagano neanche le rate, a quel punto noi dobbiamo procedere per norma, per regolamento. Avete cominciato dalle attività commerciali? Sì, abbiamo iniziato dalle attività commerciali e poi si procederà con gli altri morosi appunto del paese. Non ci può essere un'ingiustizia e che ci siano persone furbe e persone fesse. Nel caso specifico persone fesse che pagano le tasse e persone furbe che invece pensano appunto di poter non pagare le tasse. È un principio che vale per tutti. Tutti quanti devono contribuire al bene della collettività perché poi non si possono lamentare che non ci sono i servizi. E quindi pagare tutti per pagare meno. Non esistono differenze e quindi io, nel rispetto di tutti quanti i cittadini, non devo far altro che far applicare appunto il regolamento. Ed è questo quello che stiamo facendo. E infatti in questi giorni, appena abbiamo iniziato comunque questa procedura, sono state tantissime le persone che sono venute a pagare e sono parecchie le risorse che appunto che stanno entrando. E hanno capito che fate sul serio nel momento in cui si sono visti arrivare presso la propria attività dei tecnici insieme ai vigili urbani per il distacco del servizio idrico. Sì, è iniziato questo percorso che sta continuando. Abbiamo fatto appunto questo monitoraggio e appena sono venute comunque a pagare queste persone che non avevano pagato appunto queste rate, e appena hanno pagato l'intera somma, noi abbiamo proceduto immediatamente ad inviare di nuovo gli operai del comune a riattivare appunto il servizio dell'acqua. È un principio che vale per tutti, tutti devono contribuire e pagare le tasse, è una normalità, non è una cosa straordinaria. Noi auspichiamo anche in merito per esempio alla Tari, che in questo momento c'è una discussione in commissione al Senato relativa al fatto dell'emissione appunto della Tari all'interno della bolletta elettrica. Ieri ho fatto un comunicato stampa insieme al sindaco di Agrigento congiunto, dove chiedevamo appunto che la Tari venga inserita all'interno della bolletta elettrica, in modo tale che può venire fuori l'emerso, appunto possono venire fuori e penso che tutti in quel caso appunto pagheranno le tasse, perché anche da un punto di vista della Tari ci sono dei grossi problemi. Quindi questo è un percorso, ripeto, di normalità. Noi auspichiamo che tutti quanti capiscono che solamente se tutti quanti appunto pagano le tasse, alla fine Furci diventa un paese ricco.